Voci.fm, il sito delle voci. Valerio Brandi per Voci.fm, siamo qui con Maurizio Trombini. Ci parli un po' della sua avventura a Lucignolo. La mia avventura a Lucignolo è semplicissima. Mi ha chiamato Mario Giordano parecchi anni fa e mi ha detto: c'è una trasmissione nuova, vorrei vedere se riusciamo a farla insieme. Io ho detto ben volentieri. Abbiamo fatto un numero zero, che è andato benino. Dopodiché si fa la trasmissione e ha ricevuto un certo riscontro positivo da parte del pubblico, quindi siamo stati tutti molto contenti. La trasmissione è durata parecchi anni, solo che ad un certo punto poi è diventata molto legata al gossip, quindi c'è stato un cambiamento radicale rispetto ai servizi, ai primi servizi. Un consiglio che daresti a chi vuole avvicinarsi al mondo del doppiaggio? Beh, chi vuole avvicinarsi al mondo del doppiaggio deve prima di tutto fare dizione fonetica, poi fare recitazione, dopodiché può avvicinarsi al mondo del doppiaggio, perché il mondo del doppiaggio è una nicchia del mestiere dell'attore. Poi, insomma, le regole vanno anche disattese e molto spesso questo avviene, per cui non è detto che un buon doppiatore abbia avuto questi step che ho prima elencato. Io credo che però la recitazione sia essenziale per far sì che il doppiatore sia all'altezza di fare anche cose importanti nel cinema. Lei ha doppiato tantissimi cartoni animati del gruppo di Milano, ci può raccontare qualcosa? Il mondo del doppiaggio per me è iniziato dopo un lavoro teatrale al Piccolo Teatro. Stavo facendo L'anima buona di Sezzan con la regia di Strehler e un collega, Alarico Salaroli, mi ha portato al doppiaggio per dire: se vuoi arrotondare la tua paga giornaliera, ecco, questo è un buon metodo. Mi ha portato, ho fatto un provino con la Laura Rizzoli e lì ho iniziato a doppiare. Un saluto a tutti e ricordatevi di leggere qualche libro di Anthony Bourdain. Molti libri sono decisamente carini. In bocca al lupo per tutti. Chi lavora con la voce è su voci.fm. Scarica l'app di voci.fm gratis su App Store e Google Play.